quartiere di San Michele, vicolo Tedeschi, che a rischio, c'è un rischio di crollo qua di una paratia, come abbiamo inquadrato poco fa una certa situazione successa dopo un incendio. Ci spiega un attimo cosa è successo esattamente. Sì, l'anno scorso in questa zona c'è stato un incendio, successivamente grazie alla convenzione che il Comune di Nicosia ha stipulato con il Consorzio di Bonifica è stato fatto un intervento di manutenzione straordinaria con l'eliminazione di alcune pali di fecodindie ed altro. Io sono qua a segnalare la circostanza visibile che a seguito di questo intervento adesso si rende necessario un intervento di consolidamento. Il tutto è stato da me depositato con un'interrogazione urgente che sarà trattata in Consiglio Comunale lunedì, in cui io chiedo appunto se sono in programma degli interventi. Perché questo? Perché la mia paura è che con l'approssimarsi delle piogge invernali e anche con la circostanza che è emersa a seguito appunto di questo intervento di carattere manutentivo straordinario, è visibile che alcune pietre e anche alcuni tratti di terriccio miste alla pioggia potrebbero creare nocumento per il transito dei peroni. Io tengo a sottolineare che sull'intero quartiere di San Michele, grazie al Consiglio Comunale nel 2020, sono state allocate delle somme che quest'anno sono state spese, e di questo il merito va dato al Consiglio Comunale uscente. Inoltre tengo a sottolineare che ancora per il futuro, nel redigendo bilancio previsionale, saranno individuate altre somme per interventi di carattere manutentivo, ordinario e straordinario per questo ed altri quartieri di Nicosia.